Due ore prima della fine del cessate il fuoco, le ostilità sono riprese tra Israele e miliziani palestinesi a Gaza. Ma poco dopo dall'Egitto è giunta la notizia che l'accordo per un nuovo cessate il fuoco della durata di 5 giorni è stato raggiunto. Lo Stato ebraico aveva denunciato il lancio di razzi dalla striscia, ma un portavoce di Hamas aveva smentito. Testimonianze avevano parlato di attacchi già sferrati da Israele nel nord della striscia. Un ordigno, non è chiaro da dove lanciato, è esploso a El Matala, località egiziana sud di Gaza, uccidendo un adolescente di 13 anni e ferendo gravemente il fratello di 8 anni e la sorella di 2. Il nuovo cessate il fuoco rilancia le trattative del Cairo per un accordo che metta fine al conflitto.